Sono molto contenta di avere qui con noi Giorgia oggi, che ha un sacco di belle cose da raccontarci. Allora, intanto Giorgia, benvenuta e grazie di essere qui con noi. Grazie a te, Patti. Chi sei? Cosa fai? La nuova Giorgia è una madre di famiglia, un'artista, moglie, e attualmente è in fase di crescita, quindi di riscoperta di se stessa. Giorgia, come stavi prima di iniziare questo cammino che stiamo facendo insieme ad altre bellissime persone? Avevo proprio una grande insoddisfazione mia, famiglia felice, con piccoli alti e bassi, una vita, una casa che mi piace, un posto in cui vivo che mi piace, una figlia che amo, un marito che amo, però mi sentivo come se mi mancasse qualcosa, nel lavoro non riuscivo, mi sentivo sempre insoddisfatta e mi sentivo un po' smarrita. Cosa cercavi esattamente prima di scegliere di partecipare al percorso intensivo avanzato Vita Straordinaria? Non avevo chiaro cos'è che mi rendeva insoddisfatta e lì ho detto no, ok Giorgia, qui ci sta qualcosa che è evidente che non va, andiamo a vedere come si può risolvere grazie anche all'aiuto di Patrizia. Tu non hai ancora completato il tuo percorso, ma ti chiedo già che cosa è cambiato in te e nella tua vita. Ci sono due aspetti fondamentali che sono cambiati nella mia vita. Uno è proprio fisico. Io soffrivo tantissimo di mal di testa in maniera limitante, cioè mi dovevo proprio chiudere in camera, stavo male per 3 giorni, nonostante prendessi medicine, questo mal di testa non passava e ne soffrivo veramente frequentemente, anche almeno una volta a settimana. Invece, durante il percorso, ma già nelle primissime settimane, ho cominciato a diminuire il mal di testa. Adesso è raro che mi arrivino, sono in forma più lieve e questo già per me è uno dei grandi risultati a livello fisico. È proprio evidente, io da anni ne soffrivo, da quando ho cominciato a lavorare su me stessa e a sbloccare determinate situazioni, anche a livello fisico ho avuto giovamento. L'altro grande cambiamento è ritrovare la nuova Giorgia. Giorgia si è finalmente ritrovata, ha trovato quel pezzettino che gli mancava, adesso si sente piena, nonostante sia felice, ci sono ancora delle piccole cose che voglio, cioè quando ottieni i risultati vorresti sempre di più, no? Dici no, adesso non posso tornare indietro, cioè ho scoperto la Divine Connection. Una volta che hai risolto il problema, hai desiderio di concentrarti anche sugli altri ostacoli. Il rapporto con mio marito, anche lì è cambiato, anche lui è stato inondato da questo mio stato di benessere. Anche a livello professionale ho deciso di portare avanti quello che forse io già sapevo, ho sempre saputo in fondo al cuoricino, ma che avevo sempre accantonato, cioè fare l'artista. Però l'artista è un po' visto come una persona che non guadagna, non è facile, e quindi la parte razionale di Giorgio dice no, devi fare un lavoro che ti porta i soldi, guadagni, vivi, sopravvivi, paghi le bollette e tutto il resto. Però poi in fondo c'era la Giorgia estrosa e creativa che diceva no Giorgia, però questa cosa mi piace un sacco, dai dai dai, continuiamo a fare le creatrici, le cose belle. E questo era il grosso conflitto effettivamente che nutrivo, no? Fra il dover sopravvivere e il dover essere. E quando ho capito che nel momento in cui riesco a essere quello che sono, si aprono delle opportunità, dei campi che prima non avrei neanche immaginato, dico ok, quanto è bello essere Giorgia. Vuoi farci un esempio pratico? Che cosa sta accadendo a livello della tua arte? Cosa è cambiato? Prima lavoravo esclusivamente con l'idea di dover creare qualcosa da vendere, quindi sostanzialmente mi veniva un'idea che però poi dovevo adattare a una tipologia di prodotto, di cliente che secondo la mia visione era il cliente che poteva comprare un oggetto. Ma erano come se fossero senza anima. Oppure anche lì c'era qualcosa che non funzionava. Infatti, le poche volte che io realizzavo qualcosa per me, per il gusto di farlo, erano quelli che avevano poi maggior successo. E quindi ho ricominciato a fare i lavori che mi piacciono a me, senza l'idea che siano vendibili. Semplicemente Giorgia ha un'ispirazione, un'intuizione, qualcosa che vuole esprimere, la esprime e intanto qualcuno prima o poi sa che coglierà quella bellezza. Quindi è proprio cambiato la modalità di lavorare, il lavoro con serenità, con gioia, col piacere di farlo, cioè, mi sveglio la mattina e sono felice. Questo progetto artistico è nato dalla visione di un fungo in un bosco. Mi trovo in un bosco a passeggiare con mio marito e mia figlia, raccoglievamo una legna per accendere il camino e sono stata illuminata da questo fungo particolarissimo e ho detto, caspita, questo fungo deve essere una scultura. Da lì sono nate altre informazioni, mi sono arrivati dei sogni e ho capito che questo progetto non era legato esclusivamente a Giorgia, era legato
a tutte le persone che hanno voglia ancora di sognare, di credere nell'idea che le cose che da piccolo ci meravigliavano, ci stupivano, ci facevano dire wow che bella questa cosa, quella sensazione lì noi ce l'abbiamo dentro, l'abbiamo nascosta. Io adesso quando realizzo i miei prodotti artistici, la mia arte, vibro in quella maniera, vibro come un bambino che dice wow, sto scoprendo un mondo, che bello, esiste, lo posso realizzare, cioè se lo vedo lo posso realizzare. Come io sento questa emozione, immagino che altre persone sono state bambine o magari sono grandi come me, ma hanno questa luce, no, di vedere qualcosa che li meraviglia, di inaspettato, di totalmente nuovo. Se io ho questo desiderio, probabilmente anche altre persone potrebbero avere questo desiderio di riscoprire il sogno che è nascosto in loro. Ho detto, perché non realizzare una scultura così grande, così immensa, dove tutte le persone possono accedere e possono un po' rivivere quel momento, no? Quell'attimo sospeso di wow, che bello, allora i sogni si possono realizzare. E quindi adesso sto lavorando in questo fronte, sono aperti dei campi interessanti anche di contatti, di persone che potrebbero essere interessate a sviluppare questo progetto. Non sarà un'installazione realizzata in un unico punto, ma viene concepita come vari punti in cui le persone, stando al loro interno, si possono connettere fra di loro. Quindi sapere che ci sta questa mega installazione a Roma, piuttosto che a Londra, piuttosto che a Singapore, piuttosto che in qualsiasi altro posto, ti trovi dentro e sai che lì, in quelle stesse istante, ci potrebbe essere qualcuno che come te si sta dando l'opportunità di sognare. Praticamente quello che è successo a Giorgia, lei ha iniziato a lavorare su di sé, ha iniziato a lasciare andare tutta una serie di condizionamenti che la stavano tenendo lontano da quella che lei era. E adesso, in questo momento, attraverso il lavoro che si è permessa di fare, le ha lavorato molto bene, il merito del lavoro è suo, perché puoi fare dei passaggi nella tua vita solo se ti permetti di fare, se non sei pronto a metterti in gioco, a fare i passi necessari come lei ha fatto nella sua vita, mettendosi in gioco al 100%, ovviamente i miracoli non avvengono perché qualcun altro ti impone le mani, ma perché ti permetti di fare ciò che è necessario, ciò che è importante. E quando ti trovi di fronte a fare ciò che è facile, ciò che sei abituato a fare, che non ti ha portato i risultati che desideri, hai la possibilità di scegliere invece un'azione diversa, una direzione diversa, di fare quel passo che comincia a portarti nella direzione della tua anima. Nel momento in cui hai cominciato a distruggere tanti condizionamenti, hai la possibilità di entrare in connessione con la tua anima e le tue parti spirituali, che cominciano a guidarti verso ciò che è veramente importante per te. Perché con la testa noi non ci arriviamo lì, perché con la testa noi andiamo solo nella direzione di ciò che già conosciamo, di ciò che ci viene insegnato, e visto che le informazioni che riceviamo sono standard, è difficile che in quelle informazioni tu possa trovare quello che è giusto per te, perché tu sei un essere unico. È vero che comunque l'impegno è necessario e bisogna anche desiderare il cambiamento, bisogna mettersi in gioco anche in maniera scomoda, perché anche per me uscire come artista che fa un'installazione la vedo come un punto di interconnessione, quindi cominci a parlare un linguaggio che non è capito e compreso da tutti, e a me mi hanno dato un po' della pazza in alcuni contesti. Prima un po' mi dispiaceva, adesso mi rendo conto che non è neanche più un mio problema, semplicemente io manifesto il mio sogno, è il mio sogno, è il mio desiderio, è Giorgia. Nessuno mi può dire che io sono sbagliata o giusta, Giorgia è Giorgia, il mio progetto è il mio progetto, il mio sogno è il mio sogno, non può essere sbagliato, è il mio. Se no era il sogno di qualcun altro. Gli hai dato uno spunto veramente importante, perché molte persone che si sentono di essere di più di quello che la società propone, di quello che gli viene insegnato dalla scuola, dai genitori, dalla chiesa, si sentono sbagliate, si sentono strane, e allora cosa fanno? Al posto di provare ad esprimersi, si reprimono e poi sono insoddisfatte, triste, irrealizzate, e sentono di buttare via la loro vita, di non dargli un significato. Una cosa bellissima che hai detto prima è proprio il fatto che tu ti svegli al mattino felice, che è una cosa che penso possa essere nei sogni di tantissime persone. Molte persone che in realtà vogliono essere felici, vogliono realizzarsi, vogliono sentire che la loro esistenza ha un senso, pensano di poterci arrivare nel modo sbagliato, mentre l'unico modo per arrivarci è seguire la propria anima, le proprie ispirazioni. Io continuo a sorridere perché veramente mi sento bene, sono felice, ed è una sensazione che voglio continuare a scegliere di avere ogni giorno della mia vita, perché ogni giorno io sto scegliendo di essere felice, di seguire i miei progetti, di seguire quello che il mio cuore mi sta dicendo in quel momento. Seguo quello che mi fa star bene. Ne vale la pena o non ne vale la pena di impegnarsi? Quanto tu ti sei impegnata e quanto ancora ti stai impegnando? Il mio sorriso parla da solo. Assolutamente sì, sì,
Sì, 100 milioni di volte sì, io credo che non ci siano parole, non è neanche quantificabile il valore e il ritorno che tu hai dietro, perché è enorme, enorme. Bisogna mettersi in gioco, quello sì, bisogna lavorare, sì, assolutamente. Patrizia ti aiuta, è anche assolutamente responsabilità nostra decidere di effettuare il cambiamento. E poi ti volevo dire un'altra cosa che io ho reputato importantissima nel percorso che sto ancora facendo, è le relazioni che costruisci con gli altri compagni di viaggio. E quando ti rendi conto ed entri in contatto con persone diverse ma anche molto simili, ti confronti e ti rendi conto che non sei solo, ti rendi conto che dici, ah, ma allora questo problema non ce l'ho solo io. Cresci insieme agli altri. Quel problema che tu pensavi era solo tuo diventa collettivo, ma si risolve anche in maniera collettiva, ci si supporta, quindi anche questo aspetto è assolutamente fondamentale, l'interconnessione che si crea con tutti gli altri e non sentirsi più soli. Certo, questo è uno dei problemi importantissimi delle persone che sentono di essere di più, che sentono di voler di più nella loro vita, di poter fare di più, perché si sentono sole, perché non tante persone si permettono anche solo di sognare in grande. Noi abbiamo trovato il modo, dopo tanto lavoro e tanta esperienza, di far interagire le persone in modo che si crei veramente un gruppo, si crea una fratellanza dove ciascuno lavora su di sé, lavora assieme agli altri e c'è proprio una comunione di intenti. Infatti nei gruppi spesso appaiono le foto di persone che si incontrano. La cosa che mi meraviglia è vedere che le persone si cercano, si vanno a trovare, fanno una riunione una volta a Milano, una volta a Rimini, una volta a Bologna. Ed è bellissimo vedere questa unione che si sta creando. E molte persone ci dicono spesso, sì, voglio cambiare. Se io poi cambio, cosa succede alla mia famiglia? Gli altri come mi giudicheranno? Magari mi separerò da mio marito perché non farà il mio stesso percorso. Anche tu avevi questo tipo di paura? Ovviamente sì, no? Perché il cambiamento, quando tu capisci che ci sta qualcosa da cambiare nella tua vita e che questa coinvolge anche altre persone, è ancora più difficile prendere la decisione di mettersi al primo piano. Decidi di essere quello che vuoi essere, anche in alcuni casi pensando che il tuo cambiamento porterà delle catastrofi all'interno familiare, lavorativo, la fine del mondo. Io ho vissuto questo con mio marito, c'erano delle dinamiche casalinghe dove io mi sentivo sovraccaricata di alcune cose e avevo un po' paura, no? Di dire no, basta, io cioè, non voglio fare solo questo nella vita, sono nata per fare anche altro. E questo è durato anni, cioè io quindi anni che soffrivo di questo non potermi dedicare del tempo. E quando ho parlato con mio marito ho detto, guarda, io ok, non voglio più fare questo, quest'altro, perché ho bisogno di fare altre cose che riguardano semplicemente Giorgia. E ho fatto, sì, qual è il problema? Basta che ci organizziamo. Io anni a soffrire e alla fine ho ottenuto la risposta che mai avrei pensato. Ok Giorgia, forse adesso che sai che a volte tutto quello che ti costruisce tanta sofferenza, non c'era più Giorgia. Giorgia era mamma, Giorgia era moglie e Giorgia non c'era, cioè era qualcos'altro. E invece è bastato veramente prendere il coraggio. Nel momento in cui tu prendi il coraggio e stai, secondo me, il tuo cuore, la tua aspirazione, i tuoi desideri, vai, sì, magari può essere un piccolo periodo, però poi alla fine, già come dicevo prima, vale assolutamente la pena di essere giocato. C'è stato un cambiamento nella vostra relazione? Cosa è cambiato? È cambiato proprio il modo di aprirci, anche proprio a livello un po' più intimo, no? Nel senso di non aver paura di dire quello che sentiamo. Siamo 13 anni che stiamo insieme, viviamo insieme, condividiamo lavoro e vita, figli e tutto quanto. Che cosa stiamo aspettando a manifestare i nostri sentimenti? E adesso siamo un po' più felici, ci comunichiamo i nostri sentimenti senza aver paura di essere troppo o troppo poco. Io adesso ho cominciato a viaggiare, dico, ma farò dei viaggi. Lui dice, ok, fare dei viaggi, che cosa vuol dire? Semplicemente, molte volte non sarà possibile portare te e Maya con me, perché avrò bisogno di fare delle attività senza essere mamma in quel momento, quindi essere Giorgia l'artista. L'ho fatto, ok, sì, ok, ci organizziamo, troviamo il modo affinché tu possa fare questi viaggi. Prima non l'avrei detto, avrei detto, vabbè, troverò l'occasione, magari lo faremo insieme, magari, questo magari non arrivava mai, e invece adesso arriva molto più frequente. Cosa significano, Giorgia, per te questi risultati? Anche il messaggio del progetto che stavo portando avanti, di cui parlavo prima, no? Comunica il fatto che in realtà se crediamo di poter cambiare le
cose e crediamo che possiamo migliorare la nostra vita, è possibile, è veramente possibile. Se ci credi, se veramente ti ascolti e non ti ascolti in base a quello che viene da fuori, dalle contaminazioni, no, di chi hai intorno, della società, di quello che ti viene insegnato fin da quando sei bambino, e ti rendi conto che se tu invece smetti di sentire tutte queste informazioni che vengono dal di fuori di te, ti rendi conto che veramente ascoltandoti e sentendo chi sei veramente, i sogni si avverano, i risultati si ottengono, la vita cambia. Un giorno Patrizio mi dice: Giorgio, guarda, c'è questo atto magico per te, vai, devi inviare 10 mail a dei comuni, decidi tu dove, sparsi del mondo, dove vuoi, e proponi il tuo progetto artistico. Ho avuto un momento di gelo e dico: ok, progetto artistico, email, inviare, io là già che partivo, devo fare una presentazione mega galattica con le foto, il video che si muove, non sapevo chi chiamo, chi non chiamo. Ho tergiversato credo 3 mesi prima di fare questo atto, che per me era l'atto magico della vita, cioè magari se tu mi dici buttati con un deltaplano io l'avrei fatto senza problemi, però quello, mandare 10 mail spiegando il mio progetto, cioè quindi esponendo Giorgia, per me era irraggiungibile. Di ora come faccio, cercavo questa perfezione di dover mandare l'email perfetta della vita. E poi invece durante il cammino di Santiago diceva: vabbè, ma guarda, manda un'email così, giusto, ma che avanti rispondo. Vero, vabbè, mandiamo queste email. Come se mi si fosse sbloccato un mondo. Cioè, mi è bastato veramente un attimo a dire: vabbè, che cosa potrà mai succedere se mando un'email? Ma lei, ma non mi rispondono. Sì, anche perché comunque quello che mi ricordo di averti suggerito era semplicemente: non devi fare la super presentazione, manda la mail chiedendo che cosa vogliono come presentazione. Magari tu fai il super video, allora non gliene frega niente di avere il super video, magari vogliono semplicemente che gli spieghi il progetto, che gli mandi delle foto o qualsiasi altra cosa. E quindi quando mi ha dato questo piccolo input, a me mi si è aperto il mondo del possibilismo. Ho detto: ok, che ho fatto? Rimando? No, mi sono messa lì sul muretto durante il cammino di Santiago, mi sono fermato 2 secondi, ho mandato l'email a un museo a Roma che mi piace molto, non mi hanno mai risposto, ma devo dire che mi sento bene, perché io comunque nel momento in cui l'ho mandata, tutta quell'ansia, quella frustrazione, dicevo: no vabbè, ma poi pensano che sa che non è scritto bene, non è fatto, mi è sparita nell'immediato. E anche se non è arrivata una risposta a questa email che ho inviato, ho capito che non è una non risposta che mi farà fermare, ma semplicemente ho capito che bisogna andare, tentare, andare, tentare, andare, tentare, semplicemente seguendo quello che sento che devo fare. La maggior parte delle persone si blocca perché ha paura di ricevere un no, ma non è un no che ci può bloccare se noi abbiamo veramente qualcosa a cui teniamo, anche perché a volte la vita ci mette alla prova facendoci ricevere dei no proprio per vedere la nostra determinazione. E in più un'altra cosa che penso che tu abbia appreso è che a volte noi pensiamo di dover fare delle cose complicatissime, oppure se i progetti sono grandi non sappiamo da dove partire, ma se facciamo dei piccoli passi, li rendiamo delle azioni molto semplici, manda una mail, chi di noi non è capace di mandare una mail? Tu cominci a mandare una mail, poi fai un'altra azione, poi ne compi un'altra, e così stai avviando il tuo progetto che sembra una cosa irraggiungibile. Io mi immaginavo che le persone si potessero connettere solo al momento in cui questa installazione verrà realizzata, e in realtà mi sono resa conto che semplicemente pubblicando un post in cui raccontavo e nominavo questo progetto ho avuto in risposta delle persone che non mi sarei mai aspettata, e mi hanno anche ringraziato perché le avevo fatto accendere il desiderio, la voglia di tentare, di provarci. Infatti questa ragazza ha ricominciato anche lei da poco a dipingere, mi ha detto: ti ringrazio perché questa chiamata con te mi ha ridato il desiderio di portare avanti il mio essere artista, ti ringrazio perché adesso continuerò a seguire il mio sogno. E io pensavo che dovevo realizzare la scultura per far capire alle persone questo, invece è bastato semplicemente comunicarlo, e quindi sono super contenta di questa. Cosa potrà comportare nel tuo futuro? Maggiore serenità di quella che già sto provando, perché nel momento in cui mi sento in pace con me stessa, mi rendo conto che è come se tu vedi tutto possibile, non vedo solo una Giorgia che si è ritrovata, vedo qualcosa di più grande, vedo un po' come se uno si contagiasse. Io ho visto mio marito che ha incominciato ad aprirsi, ma senza che io dicessi: ora apriti, ora fai questo, perché io sto facendo... Cioè è successo, anzi io praticamente non gli dicevo niente di quello che stavo facendo del percorso, stavo lì, facevo le mie cose e lui ha semplicemente visto il risultato del mio lavoro all'interno del percorso.
percorso che ha portato anche a lui il cambiamento. E quindi quando tu vedi che se cambi tu, di conseguenza anche le persone che stanno intorno a te, è come se prendessero quell'energia, quella vibrazione, e diventa una cosa universale. Questa cosa mi piace tantissimo. Penso proprio di sì, e penso soprattutto che si veda, perché sprizzi energia e luce da tutti i pori ed è veramente bello vederti così. Ti ringrazio tantissimo e ti chiedo ancora, hai un messaggio da lanciare alle persone che ti guarderanno? Ovviamente non smettete di sognare e credere in quello che siete. Non chiudete il vostro essere in una scatolina, continuate a sognare, riaccendete il desiderio di qualcosa che volevate realizzare e non avete realizzato. Si può fare, a me è già avvenuto, è fantastico, no? Questo io lo chiamo la scintilla. Il vivere, quando tu accendi la scintilla stai vivendo, riprendetevi quella scintilla, riaccendete quella scintilla, ce l'avete dentro, ce l'abbiamo dentro, la dobbiamo solo riaccendere. Sono sicura che ispirerai tantissime persone e che grazie a te tante persone si permetteranno di ricominciare a sognare. Grazie a te Patrizia, grazie veramente tanto tanto grazie.